Ciao ciao a tutti, oggi vado a fare un nuovo video della recensione di nuovi biscotti che ho scoperto. Si trattano di questo, da precisare che io li ho aperti mangiando uno per vedere, cioè mi ero dimenticata e ho detto vabbè faccio un video e cosa. Allora, si presentano così. Non so se voi li conoscete, ma io non li avevo mai visti, anche perché non li avevo mai provati anche perché non vado per i biscotti. Presumo che questi qua si mettono forse nel latte, penso. Sì, vanno bene pure nel latte. Io non bevo latte, quindi non lo so. Però comunque ho provato anche di mangiarlo uno così ed è buono, cioè mi piacciono pure così. Si presenta così. Così. E adesso andiamo ad assaggiarlo con voi. È a cioccolato. Aspetta. Allora, fagottini di cereali misti con ripieno al gusto di cioccolato e nocciole. Buono, veramente buono, ne vale la pena se lo comprate. Comunque, mentre che io mangio questi biscotti, vi voglio parlare di una cosa. Da 5 anni sto sul canale. All'inizio non ci facevo caso di queste cose perché ancora non capivo, erano le prime armi, come cioè, diciamo anche adesso, però sono un po' più pratica, diciamo. E seguivano molto, molti. Poi con il passare del tempo, facendo vari video di varie cose, tipo sui disegni, là sono andati proprio bene. E poi da quando è successo la legge Coppa non si è capito più niente, perché le visual stavano incominciando a calare e tutte queste cose qua. Poi c'erano molti spam sotto i video, forse non lo so se ci sono ancora, comunque parlo per il mio canale. E mi sono, cioè, da 5 anni a questa parte ho preso una decisione perché mi sono scocciata di vedere sotto ogni video vedere i commenti che non si diciamo che non riguardano al video che io pubblico. Questo mi fa capire che mi fa capire che voi venite solo per farvi notare e magari io mi ricorderò che io devo passare nei vostri canali. A me questa cosa non mi sembra giusto perché allora apprezzo la vostra presenza, ok, però non mi sembra neanche giusto che mi sento presa in giro perché dico io allora. Ogni canale, anche delle persone famose, non è che li seguono tutti. Ogni persona ha un personaggio che segue. Che segue. Tipo, se a me mi volete seguire, per la simpatia, magari quel poco di simpatia che vi do, che porto, oppure qualcos'altro, cosa pensate? Su di me mi seguite, ma con il vostro piacere che vi guardate i video. Io ho sempre detto che accetto anche i consigli, cioè nel senso di dirmi
Maria, no, questo video, cioè nel senso, fai questo video, fai quest'altro video, e io li faccio, quelli là che più cioè nel senso mi riguardano, che posso accontentare, diciamo. Quindi, allora, ieri, non so chi mi ha seguito, non mi ricordo il nome, come appunto anche stamattina. Questo video è soprattutto per questa persona che non sa le cose, dicendo che se lui non viene al mio canale, cioè nel senso scrivere c'è cioè un nuovo video nel suo canale, io non passo. Allora, ma fatemi capire, io come posso seguire a tutti? Cioè, in un botto, lo so quello che dicete voi, ogni volta che esce un video nuovo, voi volete subito che io vengo, perché comunque quando esce il video nuovo, si fa il botto delle visual in quei minuti che è uscito il video. Ok, su questo avete ragione, ma comunque mettermi pure nei miei panni, cioè io come posso fare? Quindi io a mano a mano, sarà oggi, domani, stasera, stanotte, domani mattina, comunque io passerò. Questa persona comunque non ha avuto fiducia in me, cioè nel senso a dire che io non passo, cosa non vero, vera, perché io comunque mi sono vista, sono passata nel suo canale e ho commentato vari video e mi è dato solo fastidio, dice, io ce l'ho detto, mi è dato fastidio che viene e mi dice ogni volta è uscito un nuovo canale sul mio è uscito un nuovo video sul mio canale, ma no, ma non sto parlando adesso, non è che mi sto accanendo solo di lui, come anche altre persone che scrivono questo commento. E a me mi fa capire, cioè, che ha fatto solo visita di cortesia e non ha visto il video che ho pubblicato io. E questa cosa non mi sembra giusto. Perché se io passo nei video di, cioè non mi ricordo i canali, di questa Pinco Pallino, io comunque cerco. Allora, dico la verità, non è che mi metto a vedere tutto il video, però una parte per capire come posso commentare, cioè nel senso per capire di cosa si tratta quel video e commento. Non è che poi ho visto, notato anche un'altra cosa, che nel mio video non è, quando vengono a visitarmi il mio canale, fanno 5 secondi, 5-10 secondi di visual, il tempo di scrivere il commento, like e basta. E questa non è una cosa normale, quindi preferisco che non passate nel mio canale così, se non vi interessa il video che io porto, perché a me non me ne faccio niente della visita e del mi piace e del solo commento. Cioè, un'altra cosa che mi fa rabbia, perché comunque io ci perdo tempo a fare i video che poi vengono visti solo per pochi secondi. Boh. E niente, io non ce l'ho con nessuno, però volevo come si chiama? Spiegare questa cosa, che non è che non passo per cattiveria. Anche chi mi conosce da molto tempo lo può dire, cioè, che io non è che passo tutti i giorni, ogni volta che questa persona, cioè nel senso che pubblica quello là magari che mi conosce da molto tempo, però una volta ogni tanto comunque passo, faccio presente che lui esiste. Non è che io non passo proprio. Poi se sto dicendo una bugia, me lo scrivete sotto nei commenti e mi dicete che non è vero, perché comunque io pure io
Sono stata, cioè nel senso, sono stata presa in giro, che mi hanno detto di tutti i colori, ad esempio, tipo le notifiche dicendo che okay, all'epoca non si attivavano le notifiche, ok, ma poi ho scoperto che la maggior parte nel mio canale, il 70% hanno disattivato le notifiche dei miei video. Quindi questo cosa vuol dire? Non mi venite a dire che non vi arrivano le notifiche, siete voi che l'avete disattivato. Facete proprio la figura, io ho disattivato le notifiche del tuo canale. Mi faceva più piacere sentire così, sinceramente. Vi ripeto, non ce l'ho con nessuno, però cercatemi di comparire anche a me. Perciò ieri ho scritto quel commento sulla community di YouTube dicendo che i commenti da oggi in poi, se non sono riguardanti al video che io pubblico, io li cancello sinceramente. Perché non mi sembra una cosa giusta. Perché non c'è bisogno che io leggo, è venuto un nuovo video, cioè, ho pubblicato un nuovo video sul mio canale, dopo se vuoi passa. Non c'è bisogno che io venga a sapere questa cosa. So che io devo passare e se voglio passare. Non deve essere una cosa di accanimento, perché vi ripeto, non tutte le persone che stanno su YouTube, tipo le persone diciamo famose, li seguono tutti. Ad esempio, Maria segue Antonio, perché mi piace quel canale. Andrea segue quest'altro, non so se mi capite il concetto di cosa voglio dire, comunque così è. Come ad esempio, a me mi piace il cantante preferito è Gigi D'Alessio e a voi è un altro cantante. Ogni persona ha un suo preferito, però non voglio definire così preferito perché per me siete tutti uguali. Questo è. È giusto per farvi capire di cosa volevo dire. Comunque, volevo solo precisare questa cosa riguardo a biscotti. Se li comprate, le vale la pena. Sono così. Comunque sono buoni. Li potete mettere nel latte. E io li mangio così perché mi piacciono, anche perché il latte non lo bevo. Comunque, vi auguro buona giornata. Spero che con questo video mi sono fatta capire e non prendere da male. Ciao ciao.